La sua idea politica parte proprio da Gela, dalla città del governatore, è una scelta casuale? No, stiamo girando un po' tutti i territori siciliani e certamente Gela è tra quei territori che presenta delle specificità ma anche una densità demografica che la pone al centro del più rilevante dibattito politico regionale. Che sia la patria del governatore, diciamo, non può che ravvivare ulteriormente l'impegno e l'interesse per continuare un'attività e un impegno a favore di questa città, a condizione che questo si sia già maturato nei modi più opportuni, ma è quello che si vedrà certamente nei prossimi mesi. Quali obiettivi vi siete prefissati nell'immediato? Ma l'obiettivo nell'immediato è molto semplice, vorrei dire quasi banale, che è quello di riprendere a scrivere le pagine rimaste bianche di quella politica che è fatta, del racconto dei cittadini e dell'interesse dei cittadini. Si è improvvisamente bloccata, questa naturale empatia che deve esistere tra i rappresentanti e i rappresentati, perché i rappresentati hanno in qualche modo ritenuto di poter pensare prioritariamente alla loro autoconservazione piuttosto che alla innovazione e alla qualità complessiva delle condizioni di vita dei siciliani. La crisi è sotto gli occhi di tutti, le ricette per superare la crisi hanno fin qui lasciato a desiderare. Noi ricominciamo semplicemente scrivendo il libro delle proposte sostenibili e concrete sul libro della politica e vogliamo con questo realizzare un programma che possa essere oggetto di dibattito e di confronto nelle prossime elezioni regionali. Ecco, lei parlava di libro delle proposte, la proposta politica qual è nell'immediato? La proposta politica è quella di riprendere una nuova cultura di governo e discontinuare il modello che fin qui ha funzionato. Vede, in queste settimane, in questi mesi, ho letto con intuibile attenzione tutte le prese di posizione di questa o di quell'area politica nei confronti delle prossime elezioni regionali. Bene, non ho letto un rigo che fosse uno di proposta, di idea, di analisi dei problemi dei siciliani. Ho solo letto nomi buttati lì più o meno alla rinfusa, logiche di appartenenza, richiami ad orgogli di partito o di appartenenza, oggi abbastanza desueti e superati in un'epoca chiaramente post-ideologica.